Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Carissimi fratelli e sorelle, domenica prossima, 16 gennaio 2022, sarà la seconda domenica del tempo ordinario, anno C, e il brano è il famoso brano delle nozze di Cana. Attenzione, carissimi fratelli e sorelle, questo brano non è destinato solamente ad essere ascoltato dalle persone che sono unite attraverso il sacramento del matrimonio. No, è un brano per tutti. È un brano in cui questo matrimonio vuole essere segno non solo del sacramento del matrimonio, ma segno di questa nuova ed eterna alleanza tra Dio e l'umanità, tra Cristo e il suo popolo, tra Gesù e ciascun uomo. Ecco, davvero questa alleanza nuziale di Dio con l'uomo è grande e meravigliosa. E questa alleanza non è un patto paritario, diciamo, in cui le parti contribuiscono in egual misura. È tutto basato sull'amore di Dio, è tutto basato sulla fedeltà di Dio, è tutto basato sul perdono divino. Quindi questo significa che l'infedeltà umana, l'incostanza umana e la mancanza di amore che tante volte l'uomo vive, ecco, non possono distruggere questa alleanza tra Dio e l'uomo. Anzi, in qualche modo, la imperfezione umana fa risplendere ancora di più la grandezza della costanza e della misericordia divina. Ricordiamocelo sempre, ecco. Questo è un annuncio dell'amore di Dio che chiede di essere creduto dall'uomo. Ecco, il Signore Gesù fa dei segni non tanto per dare come dire, una dimostrazione gratuita del suo potere sulla natura, quanto piuttosto per suscitare, per confermare la fede. Ed è per questo che, come dice la fine del brano evangelico, i suoi discepoli credettero in lui. Ecco. In questo matrimonio, in questa vicenda umana, in questa vicenda di ciascun uomo e in questa vicenda dell'umanità intera, arriva un momento in cui non c'è il vino, manca la festa, non c'è la gioia, non si trova un senso alle cose. Può essere questo momento, diciamo, dell'umanità intera, paragonato a questo momento in cui c'è la mancanza del vino. Può essere un momento nella nostra vita personale in cui ci possono essere delle circostanze, degli eventi per cui sentiamo che questa gioia manca. E allora, ecco, che cosa c'è? C'è il Signore. La cosa importante è che il Signore è presente, non si è mai allontanato da noi, dalla nostra vita. Invitalo, invitalo alla tua vita, invitalo nel tuo tempo, nelle tue cose, invitalo di più il Signore, invita anche i suoi discepoli, coloro che lo conoscono, coloro che ti possono aiutare a andare a lui. Ecco, così vedrai le stesse cose che hanno visto questi sposi che hanno invitato Gesù e i suoi discepoli e hanno invitato un'altra persona molto importante, Maria, la madre di Gesù, la madre di Dio. Invitarla nella nostra vita, invitare nella nostra vita la sua intercessione, guardare a quanto grande è il suo cuore, il suo ascolto, sapere che c'è un'intercessione e una protezione materna attraverso Maria ci aiuta. Il cuore di Maria è talmente grande che, avendo lui la perfezione del figlio, possiamo dire così, essendo madre di Gesù, quale figlio più grande si potrebbe mai avere, eppure il suo cuore si apre alla maternità di tutti gli uomini. Ecco, Gesù parla di una sua ora che sarà totalmente compiuta nella sua croce e nella sua risurrezione. E quindi questo segno dell'acqua trasformata in vino è un segno del fatto che lui vuole compiere questa ora. Lui dalla morte vuole trarre la vita. Lui passa da questo mondo al Padre e desidera che tutta l'umanità non sia schiava del peccato, della morte, delle cose del mondo, della mondanità, ma vuole portarla alla libertà, alla felicità. Ecco. E questo è significato, è mostrato nel segno che l'acqua, che non ha la caratteristica del vino, di essere segno e di poter portare la gioia, ecco, il Signore Gesù da quello trae fuori la bellezza. E ascoltiamo quello che dice Maria. Noi possiamo essere vivere come questi servi del Signore che hanno questo privilegio.
di vedere che prima c'era acqua e poi c'era vino, vedere meraviglie. E come faremo a vedere queste meraviglie che confermano la nostra speranza? Ecco, Maria dice, fate quello che lui vi dirà. Ascoltare la parola del Signore, conservarla nel nostro cuore, contemplarla, mettere in pratica, perché il Signore ci vuole dare questa grazia di avere lo Spirito Santo per metterla in pratica. Ecco, questo ci darà di vedere meraviglie. A volte ci sono delle osservanze, obbedienze, anche piccole, anche quotidiane, che ci possono sembrare anche banali, a volte difficili da comprendere, alcuni insegnamenti del Signore, ecco, che però possono portare molto di più, possono dare frutto in una maniera molto più copiosa di quello che è, la nostra aspettativa. Il Signore fa cose più grandi a partire da obbedienze molto piccole, da aperture di cuore davvero. In confronto a quello, tutto quello che fa il Signore, le nostre aperture di cuore sono davvero misere in un certo senso, no? Eppure da quello il Signore fa cose grandi. Hai perso la speranza, ma ci credi ancora che nella tua vita ci può essere la presenza della gioia? Il Signore è il Dio della tua gioia. Il Signore ti ama infinitamente e vuole stare con te. Il Signore ti ama più di di chiunque altro. Come uno sposo ama la sua sposa. E allora vi auguro che possiate fare esperienza giorno dopo giorno, anche oggi, del fatto che l'amore di Dio, ecco, è in grado di fare nuove tutte le cose, è in grado di vincere la nostra solitudine e tristezza e aprirci la strada verso un amore eterno, l'amore del Padre. Ci vediamo presto.